automazione di settembre, commissione A, matricola N39. Oggi appunto stamattina abbiamo 8 candidati. Il primo candidato che chiamo a presentare il proprio lavoro è Francesco Stoccoro, relatore, il professor Mario Pagano. Grazie professore, buongiorno a tutti. Sentite, sì? Okay. Sì, Allora. la sentiamo. Un attimo, condivido. Ok, vediamo anche la sua presentazione, non ancora a schermo pieno, però la vediamo. Ora, a schermo. Si vede a schermo via. No, vediamo sempre non vediamo la modalità presentazione. Probabilmente o condivide tutto il suo desktop. Ok, adesso sì, prego. Allora, nella seguente presentazione mostrerò una panoramica del livello globale delle emissioni, in particolare nel campo dei trasporti e il ruolo dell'idrogeno. In seguito analizzerò i veicoli fuel cell electrical vehicle e la produzione e distribuzione dell'idrogeno e infine presenterò il mercato attuale e le sfide da superare per una commercializzazione più veloce e costante. Allora, l'ultimo decennio è stato il più caldo in assoluto mai registrato. A partire dagli anni 80 si registra un continuamento della temperatura con la concentrazione di gas R di CO2 che ha raggiunto livelli mai registrati. Secondo un rapporto del 2016, i trasporti inficiano sulle emissioni per il 16,2%. L'idrogeno può rappresentare una soluzione? È molto interessante come soluzione perché? Perché è l'elemento più leggero e abbondante dell'universo, quindi potenzialmente inesauribile. È un vettore energetico, non una fonte energetica, poiché in natura lo possiamo trovare solamente legato ad altri elementi, non allo stato puro. L'idrogeno è il carburante dei veicoli fuel cell. Veicoli fuel cell, il cui elemento principale è la cella a combustibile, che presentano come elementi principali due elettrodi e un elettrolita. I due elettrodi sono siti di reazione ossidodiluzione dell'idrogeno e dell'ossigeno. All'anodo l'idrogeno viene ossidato, liberando elettroni che attraversano il circuito esterno, producendo lavoro elettrico, arrivando al catodo che con l'acqua e i protoni che attraversano invece la membrana elettrolitica reagiscono formando l'acqua e calore. In basso a destra possiamo vedere dall'immagine un confronto tra una cella a combustibile e un motore a combustione, dove l'efficienza della cella a combustibile è maggiore a temperature minori, a temperature più basse, mentre quella del motore a combustione è maggiore per temperature più elevate. La cella a combustibile, ogni cella a combustibile produce una tensione in uscita molto bassa, quindi è necessario impilarle per poter azionare un'autovettura. È il cuore del fuel cell system, che è composto da quattro sezioni: una sezione di compressione dell'aria, dove l'elemento principale è un compressore che introduce aria nella cella in modo da rifornirla costantemente di ossigeno, una sezione idrogeno che presenta i serbatoi per l'idrogeno e un sistema di evacuazione per l'azoto che è contenuto nell'aria, una sezione elettrica che presenta un sistema di convertitori che permettono di innalzare, ad esempio, il bus converter permette di innalzare la tensione in uscita dalle fuel cell, e un altro convertitore che si interfaccia con una batteria ausiliaria che svolge due compiti principali. O può sia rifornire il sistema di energia in casi in cui c'è bisogno di un maggior quantitativo, come per esempio nel caso di forti accelerate, oppure può anche accumulare energia come nel caso di frenate. E infine abbiamo una sezione termica che invece comprende processi di raffreddamento sia delle celle a combustibile sia del resto della componentistica. L'idrogeno, appunto, lo troviamo sempre legato ad altri elementi, quindi c'è bisogno di tecniche di produzione che permettano di scomporre questi elementi per ritrovarci per avere l'idrogeno. L'elettrolisi è attualmente la tecnica di produzione meno inquinante, non produce emissioni e produce idrogeno dall'acqua sfruttando energia elettrica. Ovviamente è a zero emissioni a patto che l'energia elettrica utilizzata provenga da fonti rinnovabili, come per esempio il fotovoltaico o l'eolico. Per quanto riguarda lo stoccaggio, l'opzione più comune è quella gassosa, viene utilizzata appunto nelle autovetture fuel cell.
e ad ora si è raggiunta una pressione di circa 70 MPa che permettono alle tue vetture di raggiungere un'autonomia compresa tra i 500 e i 600 km. Per la distribuzione invece troviamo due tipologie di stazioni di rifornimento con o senza produzione on site. La prima ovviamente presenta costi di produzione maggiore ma zero costi di trasporto, mentre l'altra viceversa, quindi con maggiori costi di trasporto e minori costi di produzione. In Europa nell'ultimo biennio, come si può notare dal grafico in alto a destra, si è avuto un aumento del circa 100% del numero di stazioni di rifornimento rispetto al triennio precedente, con la Germania che è la nazione europea con il numero maggiore di stazioni di rifornimento, più di 80, seguita dalla Francia e dal Regno Unito. Attualmente i veicoli fuel cell che riscuotono maggiore successo, sono i trasporti pesanti come gli autobus. Il mercato automobilistico ad ora si sta attestando ad un tasso di crescita del 25% annuo secondo un rapporto del 2019 con la regione Asia-Pacifico leader nel settore, in particolare il Giappone, la nazione leader soprattutto grazie a grandi case automobilistiche come la Toyota, che attualmente stanno investendo molto nei veicoli fuel cell a idrogeno. Alcuni paesi prevedono sussidi per l'acquisto di nuovi veicoli per incentivare la crescita del mercato, come ad esempio la California, che oltre a esenzioni fiscali prevede anche sussidi fino a $5,000. Nonostante ciò, il mercato comunque è rallentato da varie problematiche che presentano i veicoli. I catalizzatori degli elettri della membrana rappresentano circa l'80% del costo totale dello stack di bordo, hanno elevati costi di produzione e necessitano di un continuo studio e di una continua ricerca di materiali più economici. L'elettrolisi, nonostante rappresenti l'unica vera soluzione green con zero emissioni, utilizza un grande quantitativo di energia, il che facilita i costi di distribuzione. La componentistica è oggetto di un'accurata e costante manutenzione e l'avviamento a freddo, dato che l'acqua presente nel sistema congelandosi può deteriorare la membrana elettrolitica e quindi deteriorare la cella a combustibile in generale. La strada da percorrere è ancora lunga, ma con continui incentivi da parte dei governi, con una continua ricerca di nuove tecnologie, di materiali più economici e con l'impegno di tutti quanti, comunque si potrà raggiungere l'obiettivo di un pianeta realmente green. Grazie. Grazie a lei. Senta, io un paio di curiosità da ignorante. Sì. Una, diciamo, appunto relativa in generale poi al costo finale per, diciamo così, l'utente finale, nel senso, rispetto chiaramente a un diesel o a un ibrido oppure una macchina elettrica, diciamo quelle però alimentate a batterie, mettiamola così, si è fatto un'idea, ha avuto modo di capire qual è il costo a chilometro, cioè nel senso un veicolo a trazione basata su fuel cell è più conveniente per l'utente finale? Attualmente dati appunto i costi per la produzione dell'idrogeno, almeno a livello di sistemi produttivi con zero emissioni, appunto con elettrolisi, perché esistono anche altre tecniche ma sono molto, molto inquinanti, attualmente il costo è molto simile a quello di diesel e benzina per quanto riguarda il rifornimento, anche se però in Italia ad esempio attualmente l'unica stazione funzionante la si trova solamente a Bolzano. Quindi almeno la nostra nazione è un po' arretrata a livello di sviluppo di stazioni e non conviene tantissimo, diciamo che è quasi impossibile, dato che c'è solo quella di Bolzano. Però ad esempio rispetto all'elettrico, il vantaggio fondamentale rispetto all'elettrico sono i tempi di ricarica, i tempi di rifornimento. È simile al rifornimento di una macchina a metano, fondamentalmente, di un'autovettura a metano. Quindi massimo 5-10 minuti e si è ricaricata, si è rifatto il pieno e tutto. Certo, giusta, corretta osservazione. Ci sono altre domande o curiosità da parte della Commissione? Sembra di no. Allora la ringrazio. Passiamo al prossimo candidato, che è Davide Contaldo. Relatore sono io, sono Gian Maria De Tommasi. Buongiorno.
Non vediamo ancora nulla. Sì, non mi compare PowerPoint tra le schermate. Faccio solo, provo a chiudere e riaprire. Siamo tutti sui Vede? Sì. Ok, perfetto. Allora, il mio elaborato riguarda lo sviluppo di un simulatore di impianto e di un'interfaccia operatore attraverso l'utilizzo di Codesys per la simulazione e la validazione del codice di controllo. I punti fondamentali dell'elaborato sono quindi lo sviluppo della logica di controllo di un impianto industriale, l'implementazione di un digital twinning in Codesys e la visualizzazione di un della simulazione attraverso un HMI. L'automazione dei processi all'interno di un impianto industriale è gestita da dispositivi di controllo a logica programmabile, detti anche PLC, che ricevono ingressi dall'impianto attraverso dei sensori ed elaborano segnali di controllo che gestiscono gli attuatori, che a loro volta intervengono sul sistema per cambiarne lo stato. Un digital twin è a tutti gli effetti una rappresentazione virtuale di un impianto che permette di riprodurne il funzionamento e di validare la logica di controllo prima che questa sia applicata all'impianto stesso. Per sua natura, la struttura di un digital twin è duale a quella della logica di controllo e quindi le uscite della logica di controllo saranno gli ingressi del digital twin, mentre viceversa, le uscite del digital twin saranno gli ingressi della logica di controllo. Tutto il progetto è stato sviluppato attraverso l'utilizzo di Codesys, un ambiente di sviluppo che permette di programmare diversi tipi di controllori, tramite uno dei linguaggi previsti dallo standard 61.131.3. Tutto il progetto è stato sviluppato attraverso la modalità Simulation Mode di Codesys, che permette di eseguire il codice senza l'utilizzo di un controllore fisico, attraverso una simulazione. Codesys offre anche avanzate funzionalità di debugging che permettono di monitorare il valore delle variabili e agire su di esse durante l'esecuzione del codice. Oltre a questo è anche possibile andare a creare una Human Machine Interface che permette di monitorare in maniera visiva i valori delle variabili attraverso sensori e altri elementi grafici, ma è anche possibile andare a interagire con il sistema attraverso degli attuatori, quali bottoni e leve, che vanno a modificare lo stato delle variabili. L'impianto considerato in cui si è elaborato è quello rappresentato in figura, che si occupa della trasformazione di un pezzo grezzo in un prodotto finito. L'impianto è costituito da una serie di tre nastri trasportatori ed un girello, ognuno dei quali è dotato di un sensore in grado di rilevare la presenza di un pezzo su di esso. Per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto, il nastro A dovrebbe essere tenuto in funzione fino a quando il sensore presente su di esso non rileva la presenza di un pezzo. Per passare un pezzo dal nastro al successivo è necessario attivare entrambi i nastri. Mentre per quanto riguarda la fase di lavorazione, questa avviene sul nastro B e dura 10 secondi. Per quanto riguarda la seconda parte dell'impianto, sul girello avviene il processo di controllo qualità e in base all'esito di quest'ultimo, il pezzo sarà fatto uscire attraverso il nastro D in caso di controllo qualità positivo, mentre invece in caso contrario il girello dovrà essere girato e il pezzo dovrà essere mandato dagli scarti. La logica di controllo quindi è dotata di 5 attuatori attraverso la quale può interagire con il sistema, che sono AVA1, AVA2, AVA3 e AVA4, che attivano rispettivamente i nastri A, B, C e D. Inoltre è presente anche ROT che fa ruotare il girello e VOR che è il processo di lavorazione. Per ciascuna uscita della logica di controllo e gestione di VOR sono state implementate delle Program Organization Unit scritte in ladder che costituiscono appunto il Digital Twin. Alla ricezione di un segnale di controllo interviene la POW corrispondente simulando il comportamento dell'impianto. Attraverso un HMI quindi è stato possibile simulare il comportamento dell'impianto per monitorare l'evoluzione delle variabili e quindi verificare che la logica di controllo funzionasse correttamente. In questo breve video è possibile andare a vedere il funzionamento dell'impianto, che parte quando l'operatore aumenta il numero di pezzi in entrata e aziona il tutto,
Il primo pezzo passa dal nastro A al nastro B, dove inizia il processo di lavorazione. Il secondo pezzo invece attenderà che il processo finisca prima di procedere. Una volta terminata la lavorazione, il pezzo passa al controllo qualità, che verrà superato e il pezzo uscirà dall'impianto. Attraverso la leva K0 è possibile andare a modificare l'esito dell'impianto, l'esito del controllo qualità, e quindi in questo secondo caso il pezzo non supererà il controllo qualità e sarà scartato. Si dovrà quindi girare il girello e mandare il pezzo dagli scarti. Una volta scartato il pezzo, il girello tornerà nella posizione originaria e l'impianto sarà pronto per i nuovi pezzi. Un digital twin quindi rappresenta uno strumento molto importante per riuscire a creare una logica di controllo valida ed affidabile. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, grazie a lei. Prima di chiedere alla commissione se ha ulteriori domande o curiosità, io ho una curiosità da docente del corso nel quale lei ha incominciato a vedere queste cose. Chiaramente noi al corso non siamo entrati nel dettaglio di sviluppare HMI così articolate come ha fatto lei, tantomeno, seppur per un impianto molto semplice, dei simulatori di impianto. Rispetto appunto quindi a quanto abbiamo visto nel corso, qual è stato lo sforzo? È stato molto difficile riuscire a completare questa attività, o tutto sommato, le nozioni che ha preso al corso le hanno consentito in tempi relativamente brevi di sviluppare il tutto, nel senso, più o meno quanto ci ha messo a tirar fuori una prima versione funzionante del tutto? Qualche giorno, più o meno dopo la prima settimana avevo già il modello base, già funzionante. In realtà non ci è voluto molto, anche perché molti concetti mi erano già noti. L'unica appunto cosa che dovevo capire è come funzionava Codesys, quindi ero già preparato per farlo, Va bene, ripeto, era una curiosità mia, personale. Qualche altra domanda da parte della commissione o curiosità? Sì, una curiosità, perché è simpatico. Dato che lei ha interagito poi con questo software, a valle di questa sua, esperienza, certamente suggerisce di utilizzare in automazione questi software, preventivi al funzionamento del reale sistema, e due, poiché non conosco niente di questi software, allora mi chiedevo che tipologia di sistemi o di componenti dei sistemi è in grado di rappresentare Codesys, se ho preso bene il nome, se ce ne sono altri che rappresentano, non so se conosce anche altri che rappresentano altre tipologie, che idea si è fatto su questo simulatore e su quelli che si possono trovare in commercio? Non ne so niente, quindi è curiosità. Quello che dice. Secondo me è molto utile utilizzare un programma come Codesys, perché quando si va a sviluppare una logica di controllo, magari si possono verificare su sistemi molto complessi delle interazioni non previste, o comunque, soprattutto magari nella gestione delle emergenze o in situazioni non anormali, per esempio. Infatti mi è capitato che premendo il pulsante di spegnimento, magari quando l'impianto era in funzione, prevedere il funzionamento, prevedere appunto la risposta dell'impianto non è una cosa semplicissima, però questa è comunque una considerazione che va fatta, perché magari potrebbe mancare la corrente e bisogna comunque avere un impianto che è in grado di riprendersi in qualche modo. Quindi sì, assolutamente un programma del genere va utilizzato. E però per quanto riguarda, Codesys permette di programmare attraverso diversi linguaggi vari tipi di controllori. Altri linguaggi, altri programmi come Codesys non ne conosco, però. Intervengo giusto velocemente io. Codesys, Mario, è un sistema di sviluppo, non proprietario, nel senso che non è proprietario di una particolare casa produttrice di PLC, ma che può essere utilizzato veramente per programmare dispositivi reali. Oltretutto, questo domani, nelle magistrali, c'è proprio un progetto più complicato di building automation che è stato sviluppato con Codesys. La parte di simulazione, in verità, è una parte, è un codice. Tu puoi simulare, se c'è un modello di un qualsiasi tipo di processo, in teoria lo puoi modellare. Tipicamente ci si limita a modellare la parte ad eventi, la parte logica, nel senso, è chiaro, anche di un nastro trasportatore ci sarebbe tutto il dettaglio della dinamica, ma a noi non interessa solo capire quando un pezzo è arrivato a fine nastro oppure no, e si simula quella, faccio per dire. No, perché è interessante, certamente è giusto come era intervenuto il fatto emergenze e cose di questo genere, poi bisogna vedere, tra virgolette, l'attendibilità nella rappresentazione del software, perciò mi chiedevo se comunque è uno strumento, da come capisco, è uno strumento che può essere adattato in modo da rappresentare diversi livelli
di funzionalità della possibilità di sviluppare appunto sia la logica sia anche il digital twin, però eventualmente magari un errore nel digital twin può comportare una differenza di comportamento rispetto a quello che è l'impianto reale. È chiaro, se il simulatore è sbagliato le conclusioni a cui si arriva. Ok, perfetto, grazie. Era domande o altre curiosità? Grazie. Se non ci sono altre domande, la ringrazio di nuovo e passiamo al prossimo candidato, che è Domenico Zarrillo, relatore il professor Villani. Buongiorno. Buongiorno. Condivido il desktop. Si vede, professore? Un attimo. Sì, vediamo. Allora, okay. Il titolo della mia tesi è Cinematica inversa di un manipolatore Kinova, IACO, con gestione dei gradi di mobilità ridondanti. Dopo una breve introduzione alla struttura generale di un manipolatore, si passerà a trattare il problema cinematico inverso e verrà quindi data una possibile implementazione algoritmica allo stesso. Si passerà quindi a definire la ridondanza cinematica per un manipolatore, verrà data una possibile implementazione di una metodologia di una gestione della ridondanza del manipolatore stesso e verrà quindi generalizzata l'algoritmo, la soluzione algoritmica precedente nel caso di gestione della ridondanza. Si passerà in simulazione a confrontare le due implementazioni algoritmiche con e senza gestione della ridondanza e si passerà quindi a commentare le conclusioni. Da un punto di vista generale, un manipolatore può essere visto come una catena cinematica aperta costituita da una sequenza di bracci e giunti che vanno a connettere un organo terminale ad una base fissa. Il problema cinematico diretto consiste nella determinazione, una volta assegnata la traiettoria ai giunti, della posa dell'organo terminale. Poiché spesso le specifiche di moto vengono date nello spazio operativo, si preferisce andare a risolvere il problema cinematico inverso, che per l'appunto consiste nella determinazione delle variabili di giunto una volta assegnata la posa dell'organo terminale. Rispetto al problema cinematico diretto, però, questo risulta di maggiore complessità, data la natura non lineare delle equazioni che si possono trovare a risolvere e per le molteplici e infinite soluzioni che si possono incontrare. Per questo motivo si preferisce andare a ragionare nello spazio delle velocità attraverso la cinematica differenziale e cercare quindi una relazione lineare tra lo spazio delle velocità ai giunti e lo spazio delle velocità all'organo terminale attraverso una matrice di trasformazione detta matrice giacobiana. È quindi possibile andare a, una volta risolta l'equazione differenziale, ricostruire la traiettoria ai giunti attraverso dei metodi di integrazione numerica per il sistema discreto che realizza il sistema di controllo del robot, però questa soluzione in open loop di ricostruzione numerica comporta dei fenomeni di deriva della soluzione. Si può superare tale problematica con un algoritmo a ciclo chiuso, detto algoritmo click, che sfrutta l'inversa o la pseudo-inversa dello giacobiano e che tiene conto dell'errore tra la traiettoria desiderata nello spazio operativo e quella effettivamente calcolata con l'algoritmo stesso. Andando nel caso di un manipolatore non ridondante a specificare una scelta per le variabili di giunto come per la variabile delle velocità aggiunti come mostrato in slide, è possibile ricondursi al seguente sistema di errore equivalente che risulta asintoticamente stabile nel caso in cui la matrice K sia definita positiva. Un manipolatore in genere si dice funzionalmente ridondante se sono di interesse per un compito specifico solo R delle M componenti dello spazio operativo. In questo caso si ha uno giacobiano rettangolare basso e la cinematica inversa presenta infinite soluzioni. È quindi necessario andare a specificare dei criteri di scelta per trovare una tra le infinite soluzioni. Una possibile soluzione è quella che minimizza la norma del vettore Q punto meno Q punto 0, dove la scelta di Q punto 0 permette di specificare un obiettivo secondario a priorità minore. In questo caso la soluzione cercata è caratterizzata dalla presenza di due termini, un termine di soluzione particolare che va a risolvere il vincolo cinematico differenziale più un termine di soluzione omogenea caratterizzata dalla presenza di una matrice detta proiettore nel nullo di J che grazie alla quale l'effetto di Q.0 qualunque esso si scelga va solamente a riconfigurare il manipolatore senza andare a modificarne la posa dell'organo terminale. Tipiche scelte per Q.0 la vedono come prodotto di un fattore di guadagno costante positivo K0 per il gradiente di una funzione obiettivo da massimizzare localmente. E a questo punto possiamo generalizzare la soluzione algoritmica precedentemente trovata nel caso in cui vengono sfruttati gli n-r gradi ridondanti grazie alla scelta di Q.0.
In fase simulativa si sono confrontate due diverse implementazioni dell'algoritmo click senza e con gestione della ridondanza e sono state specificate tre diverse casistiche per quanto riguarda il task principale, ovvero in un caso si è assegnata la sola posizione dell'organo terminale, in un altro sia la posizione che la terna di orientamento ridotta, ovvero solo due degli angoli di velero della terna di orientamento, e nel terzo caso sia la posizione che l'intera terna di orientamento. Come funzione obiettivo sono state considerate due funzioni obiettivo differenti e analizzate ed è stata imposta come traiettoria nello spazio operativo un esagono parallelo al piano XY e di lato 0,3 metri. Nel primo caso di studio, come funzione obiettivo da minimizzare è stata scelta la distanza dal centro corsa dei giunti, in particolare la minimizzazione di tale distanza permette di mantenere le variabili di giunto quanto più vicino al centro della corsa. Per la massima e la minima escursione ammessa per le variabili di giunto sono stati scelti i valori specificati nella tabella. È possibile visualizzare attraverso il simulatore software di robot Coppelia il movimento del robot e in particolare in basso è possibile visualizzare la norma dell'errore di posizione che, come si vede, dopo un transitore iniziale decresce rapidamente e rimane contenuta entro valori piccoli. Sono state confrontate due delle sette variabili di giunto e sono stati confrontati in rosso il caso in cui viene gestita la ridondanza, in blu il caso in cui non viene gestita e si può apprezzare come nel caso in rosso la traiettoria della variabile di giunto tende a mantenersi più vicino al centro della corsa, in particolare per la variabile Q5 nel caso in cui non viene gestita la ridondanza la variabile di giunto va a violare il fine corsa minimo. Sono stati quindi analizzati i casi in cui sono stati assegnati anche l'orientamento del robot ridotto e parziale e in particolare sono stati, per quanto riguarda la specifica del task secondario, anche in questo caso si è riuscito a soddisfarlo correttamente in tutti i casi, tranne che per quanto riguarda la variabile di giunto Q6, dove sia per l'orientamento ridotto che per l'orientamento completo, anche con la gestione della ridondanza non si è riusciti a mantenere la variabile di giunto vicino al centro corsa, ma si è violato il fine corsa minimo. Ciò è dovuto a un conflitto tra il task secondario e il task primario e quindi l'algoritmo fa in modo che venga eseguito il task a priorità maggiore, ovvero quello di inseguimento della traiettoria. Come secondo caso di studio è stato utilizzato un indice di, globale della manipolabilità del robot, ovvero un fattore di proporzionalità del volume dell'ellissoide di manipolabilità, e visualizzato come la seguente funzione obiettivo. E in questo caso si cerca di massimizzare tale indice per ottenere un ellissoide poco schiacciato e quindi allontanarsi sostanzialmente dalle configurazioni singolari in cui il manipolatore può trovarsi. Nelle slide sono presenti le tre casistiche analizzate e in particolare si può vedere come nel caso in rosso in cui viene sfruttata la ridondanza in tutti e tre i casi si è riuscito a massimizzare tale indice e in particolare si può notare come quanti più gradi di mobilità ridondante abbiamo tanto più riusciamo a massimizzare tale indice rispetto ai gradi in cui, rispetto al caso in cui abbiamo minori gradi di ridondanza. In conclusione, per la gestione dei gradi di mobilità ridondanti si può implementare un algoritmo click e attraverso la scelta di Q.0 specificare un task a priorità minore da fare eseguire al manipolatore. Utilizzando due task secondari differenti si riescono in entrambi i casi ad ottenere delle prestazioni migliori in termini di soddisfacimento degli stessi quando si hanno a disposizione più gradi di mobilità ridondanti. Io ho concluso, grazie per l'attenzione. Grazie mille. Diciamo che è incominciato a vedere qualcosa che probabilmente in parte rivedrà e poi approfondirà la magistrale, spero, nel senso, qui da noi. Detto questo, una piccola curiosità, un dettaglio tecnico, diciamo, lei ha fatto la simulazione, immagino, la parte di controllo in MATLAB e poi il simulatore in Coppelia, dal punto di vista tecnico, cioè, come avviene l'integrazione tra questi due pacchetti? Diciamo che è stata abbastanza semplice la cosa perché grazie al gruppo di ricerca dell'Università di Cassino che ha messo a disposizione sul proprio sito un template che permette l'interfacciamento tra il MATLAB e il Coppelia Sim attraverso un tutorial che spiega passo dopo passo come fare questo interfacciamento, diciamo è stata abbastanza semplice la cosa e inoltre ha fornito anche il modello del robot che non è presente nella libreria del Coppelia Sim, quindi da questo punto di vista è stata molto agevole. Ci sono altre domande o curiosità? No, pare di no. Allora la ringrazio e passiamo al prossimo candidato che è Michele Petrone. Relatori, la professoressa Santini insieme all'ingegner Caiazzo, Bianca Caiazzo. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo e la vediamo.
Si vede lo schermo? Ok, vediamo anche la sua presentazione. Okay. Prego. Allora, buongiorno, sono Michele Petrone. La mia tesi si intitola Controllo distribuito sample data per la regolazione della tensione in islanded microgrid attraverso l'approccio di ritardi artificiali. Allora, cos'è una microgrid e a cosa può servire? Con il fabbisogno energetico mondiale che è costantemente in crescita, secondo alcune fonti di circa 1,4% all'anno, l'utilizzo di risorse rinnovabili, di energie rinnovabili, è sempre più cruciale. Le microgrid danno una spinta in questo senso, perché una microgrid è una rete elettrica composta da carichi interconnessi e generatori distribuiti, che proprio nella maggior parte dei casi sono delle energie rinnovabili. Le microgrid possono essere sia islanded che grid connected e sono rispettivamente microgrid separate dalla rete elettrica principale oppure microgrid che sono diciamo in parallelo alla rete elettrica principale e possono essere anche dipendenti da essa. Alcuni esempi di microgrid sono la microgrid di Brooklyn, che è anche interessante dal punto di vista dei contratti stipulati con blockchain, e la microgrid dell'IDU. Per controllare una microgrid ci sono diverse priorità e richieste, quindi non è possibile implementare un unico controllo, ma va suddiviso su diversi livelli. In particolar modo, il controllo primario controlla ogni DG, Distributed Generators, a livello hardware e non comunica con altri generatori. Questo controllo primario spesso introduce una deviazione, che va corretta con il controllo secondario, che si occupa del ripristino di valori di tensione e frequenze nominali e, quando la microgrid è grid connected, anche di allacciamento alla rete principale. Il controllo terziario, invece, è mirato a ottimizzare il flusso di potenza tra i vari componenti della microgrid e verso l'esterno e comunica anche con l'esterno, quindi o con la rete principale o addirittura con altri controlli terziari di altre microgrid. Focalizzando l'attenzione sul controllo secondario, vediamo che esso può essere sia centralizzato che distribuito. In un controllo distribuito, ogni generatore è visto come un agente ed è rappresentato da un sistema dinamico. Questo generatore può comunicare con i generatori vicini con cui è connesso per scambiare informazioni e quindi diciamo lavorare insieme agli altri generatori al fine di raggiungere uno scopo di controllo comune. Della tesi è validare una strategia di controllo basata su un PID sample data che consente il raggiungimento degli obiettivi previsti dal controllo secondario, quindi ripristino dei valori nominali di tensione, facendo fronte alle deviazioni del controllo primario, ma anche a situazioni di carico variabile, quindi a eventuali scollegamenti o cambiamenti comunque di carico. Andiamo a vedere come è modellata la microgrid. Modelliamo la microgrid come un insieme di n più 1 generatori, n generatori reali più uno virtuale, che avrà il compito di fare da riferimento, cioè dare i valori di tensione e di frequenza di riferimento. Queste sono le equazioni che regolano il controllo primario della microgrid, con il droop control, e il modello del carico, con il modello zip-load. Il singolo distributed generator viene rappresentato secondo queste equazioni, che possono poi essere diciamo riformulate nel formalismo state space, come vediamo in figura. Allora, andiamo a definire un PID tempo continuo per regolare la microgrid. E abbiamo la seguente legge di controllo che conosciamo bene, dove KP, KI e KD segnato sono i tre guadagni del PID tempo continuo. Ora, se invece di lavorare sulle tensioni lavoriamo sugli errori, dove l'errore è definito come la differenza tra la tensione della microgrid e il riferimento, possiamo riscrivere questa equazione basandoci sugli errori. Introducendo H, tempo di campionamento maggiore di 0, e sfruttando l'approccio alle differenze finite, possiamo riscrivere in questa maniera la derivata dell'errore e quindi riutilizzarla per riscrivere, come vediamo nella prima formula a destra, la formula del PID, dove i guadagni adesso sono KD, KP, KI e KD, che sono diversi dai guadagni del PID tempo continuo. Utilizzando le relazioni che vediamo in seguito e altre diciamo informazioni dalla letteratura, possiamo arrivare a implementare il PID sample data, dove adesso l'azione di derivativa è ritardata rispetto alle altre azioni. Sono state svolte, utilizzando
sia il PID tempo continuo descritto all'inizio della slide precedente che il PID sempre data ricavato delle simulazioni con MATLAB e Simulink. E sono stati analizzati due scenari separati con entrambi i PID. Il primo è uno scenario nominale, in cui avviene giusto una variazione della tensione nominale da imporre ai generatori, da 220 a 225 volt e poi di nuovo a 220. E poi anche uno scenario variabile, in cui oltre alla variazione di riferimento di tensione abbiamo anche gli altri cambiamenti, ovvero che al secondo 8 viene scollegato il generatore 3 e viene ricollegato al secondo 17, al secondo 25 il carico 4 viene scollegato e al secondo 35 viene ricollegato. Queste sono le simulazioni dello scenario nominale, dove vediamo rispettivamente in figura le tensioni del PID tempo continuo, le tensioni del PID sample data, gli errori di tensione del PID tempo continuo e gli errori di tensione del PID sample data. Vediamo che la tensione dei vari generatori riesce tranquillamente a inseguire il riferimento. Nello scenario variabile abbiamo anche un picco in corrispondenza dei momenti in cui il carico 4 viene scollegato e poi ricollegato e abbiamo le stesse quattro figure. Perché utilizzare anche un PID sample data? L'utilizzo di un controllore sample data ci aiuta a risolvere il cosiddetto communication burden. Perché in una situazione più realistica la larghezza della banda dei canali di comunicazione non è limitata. Quindi bisogna limitare il numero di segnali di controllo trasmessi tra i vari controllori. Ora, con il PID tempo continuo, nello scenario di 40 secondi che è stato simulato, sono stati inviati 80.001 segnali di controllo. Con il PID sample data, invece, avendo un tempo di campionamento pari a 0.002, il numero di segnali trasmessi è 40, ovvero i secondi, diviso H, più 1, quindi 20.001. C'è una riduzione del 75% del numero di segnali trasmessi. In conclusione, quindi, il lavoro di tesi ha evidenziato l'importanza del design di strategie di controllo distribuito per controllo secondario di Allended Microgrids, i vantaggi dell'utilizzo di un controllore PID sample data rispetto a un PID tempo continuo per oneri computazionali e la possibilità di ripristinare i valori di tensione sia in uno scenario semplice sia in uno scenario più complesso con variazioni di carico in cui è stata addirittura implementata la funzionalità plug and play. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Ci sono domande, osservazioni da parte della commissione? Se no, però non c'è bisogno che rimettere slide, la penultima slide, prima delle conclusioni. Sì, la rimetto. C'è qualcosa che mi è sfuggito e forse ammetto di non aver guardato troppo nel dettaglio l'elaborato di tesi, quindi questo potrebbe essere colpa mia. Però lei quando fa quel confronto finale su appunto il burden sulla rete, no? Nel senso che avere un controllore in qualche maniera tempo discreto fa sì che il numero di messaggi che vengono scambiati sia minore e chiaramente tanto più è grande il periodo di campionamento, minore sarà il numero di messaggi, immagino. Non capisco bene però quel discorso sul tempo continuo, perché il tempo continuo in teoria è nella simulazione che sarà stato discretizzato in qualche modo, chiaramente le manda un certo numero di messaggi, ma se è tempo continuo in teoria quello dovrebbe continuamente, no, scambiare informazioni, o mi sfugge qualcosa? Allora, questi numeri li ho ricavati tramite MATLAB vedendo la lunghezza del vettore U di controllo che è stato utilizzato nella simulazione. E allora, diciamo, le suggerisco che quello in verità è perché comunque il MATLAB, quando anche sceglie tempo continuo, fa una simulazione numerica, no? Nel senso discretizzerà un passo di campionamento probabilmente variabile, però nella realtà quello continuamente scambia informazioni, no? Ok, era solo un commento, chiedo scusa. Ci sono altre osservazioni o commenti? No, allora la ringrazio e passiamo al prossimo candidato, che è Andrea De Pisapia, relatore, il professor Iervolino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, condivido la presentazione. Si vede, prego. Si vede, perfetto. Buongiorno, sono Andrea De Pisapia e nell'elaborato che sto per presentarvi ho analizzato insieme al professore Raffaele Iervolino
il progetto di un rover che consiste in un robot mobile programmabile con Arduino in grado di comunicare con MATLAB per eseguire movimenti precisi e controllati. Il rover in oggetto è un veicolo a due ruote a trazione differenziale in cui è possibile controllare la direzione di marcia variando la velocità di ciascuna ruota senza la necessità di alcun meccanismo di sterzo. Ho costruito il rover utilizzando un microcontrollore Arduino e la sua add-on board, due motori DC con encoder integrati, un servomotore ed è alimentato da una batteria a litio da 3.6 volt. Si introduce ora la modellistica come presupposto necessario alla determinazione delle strategie di controllo del movimento del rover. La soluzione della cinematica per veicoli a trazione differenziale ci permette di tradurre le specifiche del moto assegnate al rover con la velocità angolare delle sue ruote, laddove la cinematica del rover descrive analiticamente le relazioni che intercorrono tra la posizione e l'orientamento e il moto stesso per mezzo di modelli Simulink. Dunque, la formulazione dei legami cinematici consente di affrontare un problema cardine, il problema cinematico inverso, la cui soluzione è di notevole importanza al fine di determinare la pianificazione delle traiettorie che portano il veicolo da una configurazione iniziale assegnata ad una finale. Un valido metodo per simulare il moto del rover è affidato allo sviluppo di un modello che tenga conto della geometria effettiva e persino delle proprietà inerziali del rover, modellabili con l'ausilio di un oggetto 3D attraverso Simscape. Dunque ora si passa alla realizzazione del moto imposto dalla legge di controllo, che richiede le traiettorie generate dalla simulazione affinché costituiscano gli ingressi di riferimento per il sistema di controllo di posizione del rover. Il problema del controllo, infatti, consiste nel determinare l'andamento della velocità che i motori devono trasmettere alle ruote per garantire l'inseguimento di tali traiettorie di riferimento. Dunque, ora innanzitutto è necessario introdurre il problema alla caratterizzazione dei motori DC. Ho implementato un processo in MATLAB che esegue automaticamente una serie di misurazioni in rotazione per minuto del sistema ruota-motore in relazione ai corrispondenti segnali PWM caratterizzati da duty cycle crescente. Per eseguire correttamente questa operazione, il controllore necessita di una corrispondenza biunivoca tra la velocità misurata e il duty cycle. Per questo motivo ho rimosso dai dati i valori ripetuti e i valori non crescenti. Dunque ora, una volta ottenuti e posti elaborati i dati sperimentali, nel controllo ad anello aperto l'ingresso ai blocchi motore è la velocità angolare desiderata per ruota, che deve essere ovviamente convertita in segnale PWM, poiché deve essere in grado di restituire tale controllo. Dunque, una volta implementato il modello, si nota che il moto del rover non è preciso, poiché è stata utilizzata una semplice relazione tra PWM e velocità. Scartata dunque l'ipotesi di controllare il rover con tale tecnica, lo studio si concentra sull'azione di controllo tramite regolatore PI, al fine di superare le limitazioni finora incontrate. Inoltre, la tecnica di progettazione di sistemi basata sul modello ci permette di simulare il moto del rover seguendo un percorso predeterminato e di calibrare il controllore PI senza utilizzare un sistema fisico reale. Si verifica tale obiettivo attraverso il modello nel ciclo, che consiste nel costruire un modello del rover assicurandosi che comprenda la maggior parte delle caratteristiche del sistema. Una volta creato un modello il più fedele possibile, ho progettato il controllore PI che riceve in ingresso la differenza tra la velocità di riferimento e quella effettiva di ciascuna ruota, in grado di controllare l'impianto come dai requisiti. Dunque ho ottenuto risultati, parametri soddisfacenti per valori di P uguale 3 e D uguale ad 1. Dunque ora qui, per semplicità di notazione, ho sviluppato due separati modelli Simulink, uno per il controllo di posizione e l'altro per l'angolo di rotazione del veicolo. Il controllo a ciclo chiuso necessita dei dati degli encoder e di retroazionarli per il controllore, per cui l'errore visto come la differenza tra l'ingresso di riferimento e la rispettiva grandezza misurata viene posto in ingresso al controllore PI in grado di restituire i comandi di velocità da inviare ai blocchi motore. Dunque, effettuando i test con tali parametri, ho notato che i grafici presentavano un andamento inadeguato ai fini del controllo. Nel caso ad esempio del controllo di posizione con ingresso a gradino di 25 cm con ritardo, raffigurato in blu in figura,
Riducendo i guadagni PI, ho ottenuto un'uscita con una sovraelongazione di circa 6 cm. E tale effetto è comunque indesiderato poiché il rover oltrepasserebbe la posizione desiderata e tenderebbe a oscillare mentre tenta di correggere la sua posizione. Vediamo ora, dunque, come il rover sia in grado di seguire una sequenza di istruzioni di percorso. Simulink e Stateflow vengono utilizzati per indicare al rover di avanzare e di ruotare di una distanza specificata grazie al controllo logico-sequenziale basato sulla macchina stati. Prima di implementare il modello direttamente sul rover, ho regolato i parametri del controllore PI come per i modelli precedenti. Qui si nota che la distanza e l'angolo effettivi misurati dagli encoder vengono inseriti nel diagramma Stateflow, che restituisce i comandi di velocità e di imbardata del rover. Ovviamente qui è da notare che se il controllore PI all'interno di tale blocco produce una sovraelongazione nella risposta alla distanza del rover, questa verrà eliminata grazie al controllo implementato con la macchina stati, poiché in tale fase di controllo il diagramma passa nello stato successivo non appena si verifica la condizione di transizione di stato e qualsiasi effetto oscillatorio viene eliminato. Dunque, qui c'è un video in cui ho aggiunto il controllo del servomotore per rendere il rover in grado di prelevare e trasportare eventuali oggetti verso una destinazione da raggiungere. Dunque, infine, grazie al controllo visivo, vengono acquisite ulteriori informazioni geometriche e qualitative sull'ambiente in cui il rover opera e come tali possono essere utilizzate sia per la pianificazione che per il controllo del movimento. In questo lavoro in particolare ho trattato esclusivamente il controllo di calibrazione della fotocamera, essenziale per calcolare accuratamente posizione e direzione del rover su un'arena di dimensioni predeterminate. In conclusione, ho esposto una progettazione basata sullo sviluppo del rover per migliorare la conoscenza di aspetti chiave della meccatronica e della programmazione MATLAB Simulink attraverso la sperimentazione. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Devo dire, ho un paio di curiosità, nel senso una cosa sì, che forse mi è sfuggita. Quindi qual è la logica, diciamo, nell'automa in cui una volta raggiunta la posizione, lei cosa fa? Spegne tutto per non far fare, cioè non far andare oltre il rover. Qual è la logica? Mi è sfuggito, dice, io ho il mio P, gli mando i riferimenti, quello in teoria ha dei guadagni per cui oltrepasserebbe la posizione, io però quando riconosco che ho raggiunto l'errore zero, immagino, Circa zero, Sì. Passi in un nuovo stato, che cosa fa? Cioè, adesso mi è sfuggito. Cioè. Allora, a seconda, ho fatto vedere nella simulazione un pochino il movimento, cioè all'inizio parte prima con una rotazione, che deve essere una rotazione desiderata, e una volta arrivata a circa 0,2 gradi, passa nello stato successivo, che è quello di far avanzare il rover, e successivamente di far muovere il muletto, okay, in modo tale da prelevare l'oggetto, quindi sono una sequenza di stati. No, in cui c'è anche... Quindi lei, diciamo, quando arriva un errore che per lei è ragionevole, stacca sostanzialmente. Esatto, esatto. Era giusto per capire. Poi c'avevo anche un'altra curiosità, ma mi è sfuggita, adesso non mi viene più a mente, me la sono dimenticata. Ci sono altre domande o altre curiosità? Ah no, ecco l'altra curiosità. Diciamo, lei ha costruito il suo rover e ne ha fatto anche un modello. Sì. I parametri del modello qualcuno l'ha dovuto identificare o diciamo il kit che ha comprato le dava già più o meno tutti i numeretti che servono per caratterizzare il modello del rover? Allora, dipende. Cioè, nel senso, per la struttura fisica del rover, sì, avevo i dati. Ad esempio ho dovuto implementare una simulazione, quella simulazione grafica in 3D attraverso Simscape, ho trovato degli add-on attraverso MATLAB, in cui c'era già un modello 3D del rover. E quindi, esatto, un modello 3D del rover, quindi in file STP se non sbaglio, e quindi ho preso un pochino di dati da lì. Per il resto ho dovuto fare un pochino io con un'implementazione, fare alcune prove per vedere un pochino... almeno i dati della caratterizzazione dei motori e queste cose. Esatto. Va bene, ok. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Se non ci sono altre domande o curiosità, possiamo passare al prossimo candidato.
che Michele Avagnale, relatore, scusate, il professor Villani. Salve, buongiorno. Buongiorno. Condivido lo schermo. Certo. Ecco qua, si riesce a vedere? Certo, prego. Okay. Buongiorno a tutti, io sono Michele Avagnale e il titolo della mia tesi è Identificazione, controllo e simulazione di un robot manipolatore. In questa presentazione andremo a vedere, a seguito di una breve introduzione, il modello matematico di un robot manipolatore, andremo ad esporre la problematica dell'identificazione dei parametri dinamici, andremo a parlare di alcuni algoritmi di controllo più utilizzati nell'ambito e ne andremo a valutare le prestazioni con un software di simulazione. I robot manipolatori sono una categoria di robot caratterizzati dall'avere una base fissa e sono estremamente diffusi, soprattutto in ambito industriale. Il loro compito è quello di muovere e orientare nello spazio un organo terminale che risulta essere, nell'ambito industriale, un utensile la cui natura dipende dal compito che deve essere svolto, e il loro utilizzo è sempre in costante crescita, soprattutto con lo svilupparsi dell'industria 4.0. Nell'elaborato è stato considerato un modello matematico di un manipolatore planare a due bracci, che è costituito da due variabili disgiunto, due giunti rotoidali che quindi permettono la rotazione relativa di due corpi rigidi detti bracci e quindi conferiscono al sistema due gradi di libertà. Questo significa che l'organo terminale può muoversi all'interno di uno spazio che risulta essere planare. Per quanto riguarda la cinematica, sono state trovate le equazioni della cinematica diretta che forniscono la posizione, le coordinate della posizione dell'organo terminale in funzione dei valori delle variabili disgiunto, e poi la cinematica inversa che viceversa per un'assegnata posizione dell'organo terminale si vanno a ricavare quelli che sono i valori che devono essere ottenuti dalle variabili disgiunto per ottenere tale configurazione. Il modello dinamico del manipolatore invece descrive le equazioni del moto che regolano il sistema e in generale per i manipolatori ha una forma generale che è la seguente, nella quale la matrice B è una matrice d'inerzia, la matrice C è la matrice delle accelerazioni di Coriolis e centrifughe, il vettore G è un vettore delle forze gravitazionali, mentre tau è il vettore delle coppie applicate ai giunti. Andando a particolarizzare per il nostro caso specifico, con i parametri che siamo andati a scegliere per il nostro manipolatore, l'equazione generale, si fa trovare questa equazione nella quale possiamo subito vedere che andando a considerare come variabili di stato le variabili appunto disgiunti Q1 e Q2, il modello risulta essere fortemente non lineare, tuttavia risulta essere invece lineare se andiamo a considerare i parametri dinamici del manipolatore, quali masse, momenti e prodotti di inerzia. Infatti, proprio questa caratteristica ci consente di andare a realizzare l'identificazione di tali parametri dinamici. Infatti, se noi andiamo a definire un vettore dei parametri dinamici in questo modo, in cui compaiono termini come masse, prodotti e momenti di inerzia, è possibile riscrivere l'equazione del moto in forma lineare in questa maniera, ponendo tau uguale a y per il nostro vettore dei parametri dinamici. Y è detta matrice di regressione, è una dipendenza esplicita dalle variabili disgiunto, delle loro velocità e delle loro accelerazioni. In particolare, se noi andiamo a invertire questa relazione, ovviamente la matrice Y in generale non è quadrata, quindi andrà fatta una pseudo inversa, andremo a poter fare una stima ai minimi quadrati del nostro vettore dei parametri dinamici, e questa, diciamo, è una procedura molto utile nel momento in cui non è possibile misurare con precisione questi parametri dinamici, quali ad esempio l'inerzia oppure la posizione del baricentro. Per quanto riguarda il controllo del robot, abbiamo visto che il sistema non lineare è quindi un controllo multivariabile non lineare, e il controllo è fatto nello spazio di giunti e centralizzato. Questo significa che ciascun giunto è controllato tenendo conto dell'interazione con tutti gli altri giunti e i riferimenti dei giunti vengono ricavati a seguito di un'inversione cinematica, quindi a partire da una traiettoria x con d desiderata da un terminale vengono generati i riferimenti e tali riferimenti vengono poi eseguiti con uno schema in retroazione classico. Le tecniche utilizzate che sono state valutate all'interno di questo elaborato sono il controllo a dinamica inversa, che è un controllo piuttosto semplice ma che si basa su una precisa conoscenza del modello matematico del manipolatore, e questo vuol dire che non è possibile in condizioni che si discostano troppo da quelle nominali ottenere delle prestazioni adeguate. Viceversa, il controllo adattativo è in grado di adattare col variare del tempo, col variare dei possibili parametri,
quella che è la legge di controllo, e infatti risulta molto utile nell'ambito della robotica quando ad esempio il robot non lavora sempre nelle medesime condizioni, quando ad esempio si ha un carico in punta variabile. Un controllo robusto che garantisce per l'appunto robustezza a fenomeni, a disturbi esterni oppure fenomeni dinamici non modellati, e poi è stato considerato un controllo robusto con regressore che prende un po' il meglio, diciamo, del controllo adattativo del controllo robusto. Per quanto riguarda la simulazione, il software utilizzato è stato Simscape Multibody, che è una libreria di simulink che permette la simulazione di sistemi meccanici molto complessi. Anche qualora non fosse nota in maniera esplicita l'equazione del moto, è possibile ricavare, comunque riuscire a mettere in piedi una simulazione, ed è possibile utilizzare già modelli CAD che magari possono essere testati in questo modo, oppure creati ad hoc, come è stato fatto appunto in questo caso. Vediamo che la costruzione di questo modello è molto semplice, perché il software, se si è abituati all'utilizzo di Simulink, risulta praticamente della stessa tipologia. Infatti possiamo vedere che presenta l'usuale schema blocchi. In particolare voglio far notare i blocchetti riguardanti ai giunti, che presentano un ingresso e una coppia, che altro non è che il nostro segnale di controllo, e avremo delle uscite che rappresentano posizione, velocità e accelerazione dei giunti. Comunque le simulazioni effettuate sono la procedura, appunto, come abbiamo detto prima, di identificazione, quindi sono stati forniti e aggiunti dei riferimenti che creino una traiettoria sufficientemente eccitante, e sono stati considerati un elevato numero di istanti di misurazione in modo da evitare mal condizionamento della matrice di regressione. E quindi è stato posto, a seguito di questi valori nominali per i parametri dinamici, a seguito dell'identificazione è stato stimato quest'altro vettore, che vediamo che si discosta di una quantità che possiamo ritenere accettabile. Un'altra tipologia di simulazione è stato l'inseguimento di una traiettoria. Qui è stata fornita come traiettoria una circonferenza nello spazio, che deve essere percorsa in modo da tenere velocità e accelerazioni dei giunti iniziali nulle, quindi è stata utilizzata una polinomiale nel tempo per i giunti del quinto ordine. E possiamo vedere che nella simulazione tutti gli algoritmi di controllo, purché ci troviamo in condizioni nominali, presentano delle prestazioni, possiamo dire, accettabili, nei quali l'errore è estremamente contenuto. Viceversa, quando andiamo a considerare le condizioni perturbate, sempre per la traiettoria a circonferenza, vedremo che il controllo a dinamica inversa, che come abbiamo detto si basa su una conoscenza molto precisa del modello matematico, qualora viene considerato un carico in punta, in questo caso di massa non trascurabile, e un attrito viscoso, diciamo, di massa non trascurabili, non è in grado di seguire la traiettoria circolare, mentre invece quest'altro tipo di controllo, come quello robusto con regressore, riesce comunque, anche in condizioni perturbate, a fornire una traiettoria che possiamo ritenere accettabile. Quindi, diciamo, in conclusione, in questo elaborato abbiamo ricavato il modello matematico di un manipolatore planare a due bracci, ne abbiamo realizzato il modello 3D con l'utilizzo del software Simscape Multibody, abbiamo effettuato delle prove di identificazione inseguendo la traiettoria, e abbiamo messo in evidenza quelle che sono le differenze tra i vari algoritmi di controllo utilizzati. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, grazie a lei. Senta, diciamo, una sola curiosità, anche qui, chiaramente le conoscenze che lei ha acquisito durante il corso di controlli sicuramente sono state necessarie, se non appunto utili, se non necessarie, per sviluppare il lavoro fatto. Però volevo sapere, siccome, come dire, è andato anche oltre, si è dovuto studiare in maniera autonoma le cose che non avrà visto, immagino, al corso, quanto ci ha messo più o meno a mettere in piedi il simulatore una prima versione del suo sistema di controllo? Allora, in realtà non molto, perché abbiamo visto che se si ha una certa dimestichezza con l'utilizzo del Simulink, comunque il Simscape Multibody ne scende in modo diretto, e quindi se si ha una praticità con l'utilizzo dei vari blocchi, poi si vanno a utilizzare degli algoritmi di controllo. Sono state utilizzate delle funzioni MATLAB per inserire leggi di controllo. Oppure sono stati che danno dei sistemi dinamici, ad esempio per il controllo adattativo, che presenta una matrice di regressione che deve variare nel tempo, ovviamente è stato utilizzato un blocco come sistema dinamico. E il tempo che ci ho messo, diciamo, una settimana scarsa, comunque, perché la maggior parte del lavoro è stato proprio nel capire come funzionassero, eccetera. Poi l'implementazione, se si ha una certa dimestichezza, è quasi immediata. Ok, la ringrazio. Ci sono altre domande o curiosità?
No, pare di no. E quindi passiamo al penultimo candidato di oggi, che è Corrado Verde, relatore sempre il professor Villani. Salve, salve a tutti. Buongiorno. Si vede la presentazione? No, un secondo. No. Ok, un secondo. Ok. Ora sì. Ok. Buongiorno a tutta la commissione. Il mio lavoro si occupa dello studio di un manipolatore a 7 gradi di libertà con gestione di ridondanza e orientamento. In particolare, il robot analizzato è realizzato da un'azienda canadese, Kinova, che produce robot utilizzati per l'assistenza medica. I software utilizzati nel corso di questo lavoro sono il MATLAB e il CoppeliaSim, dove in quest'ultimo è possibile caricare un modello in scala del robot manipolatore studiato e poter visualizzare i risultati delle simulazioni realizzate con il MATLAB. E tramite delle opportune funzioni è possibile collegare i due programmi. Per quanto riguarda il robot manipolatore, esso è dotato di 7 giunti rotoidali, il che lo rende intrinsecamente ridondante in uno spazio di lavoro tridimensionale. Per poter imporre un controllo cinematico al robot, quindi assegnare una traiettoria per la posizione dell'organo terminale ed eventualmente anche una traiettoria per l'orientamento, è possibile implementare un algoritmo di inversione cinematica che permette di calcolare i valori delle variabili di giunto una volta definita la traiettoria nello spazio operativo. In particolare in questo lavoro si è posto l'attenzione sullo studio dell'orientamento dell'organo terminale rispetto alla base del manipolatore e la gestione dei suoi gradi di libertà ridondanti. Per quanto riguarda infatti l'orientamento dell'organo terminale, è possibile associare una terna detta utensile all'organo terminale, che in questo caso è rappresentato dalla mano del manipolatore, e studiarne il suo orientamento rispetto a una terna associata alla base del manipolatore, detta terna base. Una delle possibili rappresentazioni è quella della matrice di rotazione, una matrice composta da 9 elementi che rappresentano le componenti dei versori della terna utensile riferita alla terna base. Essendo presente un vincolo di ortogonalità di questa matrice di rotazione, è possibile trovare una rappresentazione minima detta angoli di Eulero, che permettono di rappresentare l'orientamento della terna utensile rispetto alla terna base tramite rotazioni elementari definite rispetto a terna corrente nel caso ZYZ, o rispetto a terna fissa nel caso ZYX o anche roll PCA, utilizzando una notazione utilizzata nell'aeronautica. Per quanto riguarda un'ulteriore rappresentazione dell'orientamento, è quella a 4 parametri detta asse angolo, che permettono di definire l'orientamento di una terna in base a una rotazione di un angolo teta intorno alla retta R positiva in senso antiorario, e dove è possibile poi studiare anche le componenti di questa retta R rispetto alla terna base. Da questa rappresentazione si passa poi allo studio del quaternione unitario, che comprende una parte scalare e una parte vettoriale, perché rispettano il vincolo presente nella slide. Questa tipologia di rappresentazione permette poi di definire delle importanti operazioni, come quella dell'inversione del quaternione e del prodotto tra quaternioni e l'elemento neutro, che sono necessarie per definire una espressione dell'errore di orientamento che nell'algoritmo di inversione cinematica sviluppato faranno uso dello giacobiano geometrico del manipolatore invece di quello analitico. Infatti, se noi definiamo l'errore di orientamento come differenza tra gli angoli di Eulero desiderati e gli angoli di Eulero calcolati dell'organo terminale, in questo caso utilizzando una rappresentazione con angoli di Eulero, la derivata di questi angoli non corrisponde alle velocità angolari della terna utensile riferita alla terna base, ed è perciò necessario calcolare lo giacobiano analitico, che richiede quindi la differenziazione della cinematica diretta rispetto alle variabili di giunto, e ciò quindi richiede un maggior costo a livello computazionale. Per quanto riguarda invece l'espressione dell'errore di orientamento secondo quaternione unitario, è possibile invece trovare quest'ulteriore espressione, che potrà essere utilizzata nell'algoritmo di inversione utilizzando poi lo giacobiano geometrico per utilizzarlo quindi nello schema di retroazione. Per quanto riguarda poi la gestione dei gradi di libertà ridondanti del manipolatore, è possibile assegnare, oltre al task principale che richiederà un certo numero di gradi di libertà, assegnare un obiettivo secondario che verrà realizzato tramite il vettore delle velocità aggiunti Q.0, che verrà proiettato nel nullo dello giacobiano, permettendo così un'effettuazione di moti interni della struttura che permettono al manipolatore di riconfigurarsi, ma di non alterare le velocità dell'organo terminale.
Queste sono alcune delle funzioni obiettivo secondarie che sono state studiate, come la misura di manipolabilità che permettono al robot di allontanarsi dalle sue configurazioni singolari e la distanza da un ostacolo che permettono di calcolare dinamicamente le distanze di parti del manipolatore da un oggetto presente nella scena. In particolare poi, in base al numero di gradi di libertà che il task principale assegnato al manipolatore richiede, si potranno avere più o meno gradi di libertà ridondanti che potranno essere sfruttati per l'esecuzione di obiettivi secondari e con notevoli differenze nel momento in cui si eseguono le simulazioni. Queste sono alcune delle funzioni MATLAB sviluppate per l'esecuzione di task secondari, in questo caso misura di manipolabilità e distanza da un ostacolo. E questo è un primo risultato in cui è stata assegnata una traiettoria per la posizione dell'organo terminale, però lasciando libero l'orientamento. Tale task quindi richiede 3 gradi di libertà ed è stato quindi possibile utilizzare gli ulteriori 4 gradi di libertà ridondanti disponibili del manipolatore per implementare una funzione di misura di manipolabilità che permettono al robot di configurarsi in una posa più naturale, come è possibile vedere nel secondo video. Fissando poi l'orientamento dell'organo terminale, è possibile poi assegnare compiti più particolari, come quello di afferrare un bicchiere che può essere inserito nella scena per poterlo riposizionare su un altro pilastro. E inoltre sono presenti i grafici degli andamenti delle variabili di giunto e dell'errore di inseguimento, sia di posizione che di orientamento. Utilizzando poi un'altra rappresentazione per l'errore di orientamento, ovvero quella degli angoli di Euler, è possibile effettuare un'ulteriore simulazione che ha i medesimi risultati della precedente, però è stato necessario quindi calcolare lo giacobiano analitico, come è presente nella figura a destra, e ciò quindi ha richiesto un maggior costo a livello quindi di calcoli e computazione. Si possono poi assegnare ulteriori traiettorie per l'organo terminale. In questo caso è stata effettuata una traiettoria di tipo circolare per la posizione dell'organo terminale ed è possibile sempre vincolare l'orientamento oppure lasciarlo libero. In questo caso verranno utilizzati, nel caso vincolato, un maggior numero di gradi di libertà. Un'ultima simulazione riguarda invece la presenza quindi di un ostacolo lungo una traiettoria per la posizione dell'organo terminale, in cui nella prima simulazione, lasciando quindi libero l'orientamento e non inserendo alcun task secondario sulla distanza da un ostacolo, il manipolatore andrà a confliggere con questo oggetto presente nella scena, mentre invece nella seconda simulazione, calcolando quindi dinamicamente le distanze dei bracci del manipolatore dall'oggetto, utilizzando la funzione obiettivo secondario, è possibile vedere come il manipolatore è in grado di aggirare l'ostacolo presente nella scena. E sono poi sempre presenti i grafici dell'andamento delle variabili di giunto. Aggiungendo poi a questo task principale anche un orientamento fisso per l'organo terminale, è possibile vedere come il task secondario sulla distanza da un ostacolo non venga più eseguito, con risultato quindi la compenetrazione del manipolatore con l'oggetto. Questo perché un unico grado di libertà ridondante disponibile per il manipolatore non è sufficiente per l'esecuzione quindi dell'obiettivo secondario. E ciò richiama anche il concetto che l'obiettivo secondario è tale poiché ha minor priorità rispetto al task principale e verrà sempre eseguito compatibilmente al compito primario assegnato al robot. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei. Anche lei ha fatto un lavoro, diciamo, più che completo. Senta, una curiosità, cioè nel senso, immagino che sia così. Chiaramente l'ostacolo è supposto, la posizione dell'ostacolo è supposta nota in questo caso. Sì, è stato possibile quindi utilizzando il Coppeliasim inserire degli oggetti nella scena come stesso il modello del manipolatore ma anche il bicchiere come si è visto nella simulazione ma anche quel pilastro e poter conoscere le posizioni di questi oggetti. No, però c'è una posizione obiettivo, quindi c'è la posizione fissa là dentro, no? Identificata. Sì. No, nel senso il robot non presenta in questo caso, utilizzando questo software, non presenta dei sensori di visuale o di prossimità. Sono, diciamo, calcoli effettuati conoscendo le posizioni di questi oggetti rispetto a una terna di riferimento, in questo caso la terna base. Però, volendo, è possibile poi spostare questo oggetto lungo questa traiettoria, ma utilizzando la stessa funzione sarà possibile sempre calcolare dinamicamente queste distanze. L'unica cosa da cambiare sarà
la posizione di questo ostacolo inserito nella scena. Beh, questo dal punto di vista software, chiaramente. Nel senso, sì, utilizzando. Dove, però dico, nella realtà l'algoritmo sta assumendo per adesso che lei sappia dove, diciamo... Sì, sì, è questo, diciamo, perché riguarda un controllo cinematico alla fine. Tutto quello che è stato realizzato è un controllo di tipo cinematico. Ok, la ringrazio. C'ho pure io una domanda, scusate, una curiosità. No, no, volevo capire la caduta dell'oggetto, poi come la gestisce il Coppelia Sim? Nel senso che come ha fatto per... No, nella prima simulazione, se posso ritorno un attimo con velocemente. Brevemente. Non, sì, 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 molto... Nella prima simulazione, dove è stato, diciamo, reso libero l'orientamento, era proprio per evidenziare questo, che non potendo fissare un orientamento, il manipolatore non è in grado di posizionare la mano. No, non è quello. La domanda era più, diciamo, pratica. Volevo capire, in un caso ci sono delle simulazioni in cui il manipolatore attraversa gli oggetti, e delle simulazioni in cui invece il manipolatore non li urta. Capire come, dal punto di vista simulativo, come ha fatto, come si fa, come è possibile realizzare questo col Periasim. Ah, semplicemente è possibile inserire questi oggetti che, ad esempio, penso che questo pilastro, inserendolo nella scena, sia in qualche modo ancorato al terreno, mentre invece questo bicchiere, essendo appoggiato e non quindi fissato al pilastro, una volta che viene urtato da... Vabbè, quindi è una cosa completamente trasparente, nel senso che lei non si deve preoccupare di quello. Se l'oggetto è fisso, rimane là e viene, viene travolto, viene attraversato, se invece non lo è, cade, sì, o si sposta. È qualcosa che avviene dinamicamente nel simulatore Coppelia Sim. Vabbè. Ci sono altre richieste di chiarimento, domande? No, se non ci sono, grazie ancora. Passiamo all'ultima candidata della seduta di questa mattina, che è Adriana Romano, che ho seguito io durante il suo percorso di tesi. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma condivido. Si vede la presentazione a schermo intero? Sì, prego. Il presente lavoro di tesi verte sullo sviluppo di una logica di controllo e simulazione su Factorial U di una selezionatrice di rose. Possiamo suddividere il lavoro effettuato in 4 step. Abbiamo dapprima analizzato il ciclo di produzione delle rose e individuato la fase da automatizzare. Abbiamo dunque modellato il processo di smistamento delle rose implementando nella logica di controllo tramite degli SFC. Non avendo a disposizione tool adatti per simulare il funzionamento dell'impianto scelto, abbiamo adattato la logica di controllo al funzionamento di una stazione di ordinamento tramite Codesys, per poi simulare il tutto su Factorial U nell'ultima fase. Il processo che porta una rosa a essere disponibile sul mercato può essere strutturato nel seguente modo. Abbiamo da prima la produzione, durante la quale bisogna fare attenzione alle condizioni ottimali per la nascita e la crescita della pianta. E poi lo smistamento, che ha l'obiettivo di omologare le piante rispetto a un parametro in particolare. Nel nostro caso le rose verranno raggruppate in base alla lunghezza dello stilo da quella che è una macchina automatica. Vi è infine la fase di packaging, che può essere affidata ad un operatore o a una macchina automatica, come si vede in figura. Ci si focalizzerà successivamente su quella che è l'azione di smistamento, affidata al lavoro coordinato di fotocellule e cremagliere. Le fotocellule vengono disposte in ordine decrescente lungo l'impianto, a partire da un rilevamento massimo di 60 cm fino a uno minimo di 40. Il segnale alto della fotocellula che determina la presenza della rosa a quell'altezza fa attivare la cremagliera, che ribaltando la griglia fa cadere la rosa nella cesta sottostante, suddividendo quindi le rose in base alla lunghezza. L'impianto presenta un'ulteriore cesta alla fine nella quale convogliano le rose che non sono state oggetto di smistamento nelle fasi precedenti. Giunto all'impianto può essere arrestato in qualsiasi istante da un pulsante di stucco presente nel quadro elettrico. La logica di controllo descritta precedentemente è stata implementata tramite DSFC nel seguente modo. Per poter far interagire i due software utilizzati, uno di controllo e uno di simulazione, abbiamo utilizzato un protocollo di comunicazione standard, l'OPC UA. Il software di controllo utilizzato è Codesys, ovvero un ambiente di sviluppo per la programmazione di applicazioni di controllo, compatibile con lo standard internazionale ISI 611313. Tramite delle espansioni è possibile definire delle interfacce in CMI per ogni dispositivo di controllo dotato di display.
Inoltre Codex si presenta la possibilità di ampliare un ambiente di simulazione per poter testare logiche di controllo implementate senza avere a disposizione né l'ambiente real-time né un vero e proprio PLC. Per poter far interagire Codesys con il nostro simulatore abbiamo dovuto includere un elenco di variabili globali, chiamandolo in questo caso con FIU, e aggiungere l'oggetto di configurazione di simboli per poter esportarle nell'ambiente di simulazione. L'ambiente di simulazione scelto è Factory.io, un simulatore di fabbrica 3D utilizzato per l'apprendimento delle tecnologie di automazione. È sviluppato proprio per essere facile ed intuitivo da utilizzare, consente infatti di costruire una fabbrica virtuale andando a costruire delle vere e proprie scene, assemblando parti delle industrie, diciamo, reali. A questo proposito abbiamo selezionato il driver compatibile con il protocollo di comunicazione scelto e ho individuato il server andando a scegliere come filtro di contenimento proprio il nome dell'elenco delle variabili globali dichiarate in fase di controllo. A questo punto è stato possibile mappare i vari tag dei sensori e degli attuatori istanziati in fase di controllo e scelti durante la simulazione. La scena su Factory.io sviluppata è quella che presenta una stazione di ordinamento che tende a smistare i prodotti in base al colore. Abbiamo un emettitore che appunto pone sulla scena con frequenza regolare dei prodotti che verranno poi convogliati nel nastro trasportatore. In maniera duale abbiamo un rimovitore, dei rimovitori, che qualora il prodotto intersegue il suo volume d'azione, diciamo, elimina il prodotto dalla scena. Vi sono poi tre sensori di visione, uno per il rilevamento del colore blu, verde e grigio metallo, che hanno un campo d'azione che va da 0,2 metri a 3 metri. Vi sono poi dei trasportatori a scivolo e due nastri trasportatori di lunghezza pari a 4 metri che si muovono con una velocità di 0,6 metri al secondo che hanno l'obiettivo di trasportare i carichi leggeri. Vi sono poi tre spintori, uno per ogni colore, che presentano due sensori, uno anteriore e uno posteriore, che hanno un braccio d'azione di 0,9 metri. Inoltre abbiamo tre sensori retroriflettenti per ogni rimovitore con i relativi riflettori che diventano di segnale alto quando il prodotto interseca il loro campo d'azione. Infine vi è il quadro elettrico che presenta un pulsante d'emergenza con la relativa luce che va ad interrompere il funzionamento dell'impianto in qualsiasi istante. Vi sono inoltre tre contatori, uno per ogni colore, che vengono incrementati nel momento in cui il prodotto passa attraverso i sensori retroriflettenti. E poi un pulsante di reset, stop e start con le relative luci che servono all'operatore per manovrare il funzionamento dell'impianto. La logica di controllo precedentemente descritta è stata implementata in questo caso tramite il linguaggio di programmazione ladder su Codesys, di questo ne portiamo un estratto, ovvero la parte relativa al codice di avviamento, al controllo dello spintore e agli incrementi dei contatori. Durante la simulazione abbiamo quindi avviato il digital twin tra Codesys e Factory.io. Vediamo i nostri prodotti che viaggiano sul nastro trasportatore, qualora vengono definiti dai sensori di visione, vengono spinti nei rimovitori che si presentano davanti, e il tutto ovviamente è gestito dai contatori che vengono incrementati ad ogni passaggio. È stato arrestato l'impianto tramite il pulsante d'emergenza che ha attivato la relativa luce per poi essere fatto ripartire. In conclusione, il presente lavoro di tesi ha evidenziato l'importanza di poter simulare una logica di controllo soltanto testata didatticamente in questo caso, per poter appunto avere la possibilità di confermare eventuali ipotesi progettuali senza dover necessariamente implementare fisicamente la logica. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Il lavoro lo conosco abbastanza bene, nel senso, anche nel suo caso, quanto ci è voluto per riuscire a lavorare su Factory.io, quindi diciamo andare a costruirsi una scena fatta ad hoc invece che utilizzare quelle già? Come dicevo prima, Factory.io è abbastanza intuitivo, quindi veramente basta costruire la scena con le varie parti che metti a disposizione. In media un paio di giorni, dipende ovviamente dal livello di dettaglio che bisogna avere. Una parte un po' più strutturata è quella di legare appunto il controllo sviluppato su Codesys a quello che è la simulazione, dove per ogni parte bisogna capire bene come funziona, quindi tutti i vari sensori a che valore devono avere per poter avere il funzionamento richiesto. Ma la velocità per esempio dei nastri o dei spingitori e quant'altro sono configurabili oppure sono fisse quando uno prende un nastro? No, sono preimpostate. Ci sono altre domande da parte della commissione? Curiosità? Richieste di chiarimento?
No, allora la ringrazio e ringrazio anche tutti i suoi colleghi. A questo punto, come vi dicevo inizialmente, con la commissione noi ci scolleghiamo un attimo, ci colleghiamo su un team privato, concludiamo i lavori e poi ci ricollegheremo qui a breve per la proclamazione. Chiedo magari la cortesia al collega dell'Oroxy magari di mettere un cartello nel frattempo sulla diretta YouTube, insomma, in maniera tale da gestire la cosa, e ci rivediamo tra poco. Ok? A tra poco.
Eccoci qua, eccoci di nuovo. Magari adesso richiedo appunto al collega dell'Oxy di far ripartire la diretta e dopo alla fine della programmazione magari poi interromperla perché procederemo poi con la verbalizzazione. A questo punto, prima della programmazione vorrei spendere le usuali due parole e chiederei però a tutti i candidati a questo punto di accendere le telecamere e farsi vedere sostanzialmente, così almeno vi vediamo tutti quanti. E vabbè, al solito siamo stati, cioè la commissione è rimasta colpita dal lavoro che avete fatto, avete presentato tutti quanti dei lavori molto interessanti e che mostrano al solito, per me diciamo, oramai è una consuetudine, come dire, la varietà di problematiche che tipicamente vengono affrontate da un ingegnere dell'automazione, quindi diciamo, non semplicemente il controllo di processi industriali necessariamente, ma anche problematiche legate per esempio al controllo di veicoli o quant'altro, o anche diciamo di reti di distribuzione dell'energia elettrica. Quindi questa è una conferma in qualche maniera che abbiamo fatto noi parte il nostro lavoro in maniera, diciamo, fatto bene, voi ci avete messo un sacco di impegno e siete riusciti a raggiungere il traguardo e sicuramente anche un po' le vostre famiglie, diciamo, vi hanno supportato fino a questo primo traguardo, perché io mi auguro che questo sia solo il primo traguardo e che anzi siate pronti per ritornare in aula anche qui da noi alla magistrale e appunto ricominciarci a vedere di persona. Oggi purtroppo abbiamo dovuto fare questa seduta da remoto perché per vincoli sulle aule insomma ci è stato chiesto di fare le triennali da remoto, ma anche già con le magistrali siamo ritornati in presenza, i corsi ricominceranno in presenza lunedì e io mi auguro veramente di rivedere tutti quanti voi in aula al più presto. Diciamo, mi auguro questo, sebbene vi dico, diciamo, vi volevo dire che anche gli ultimi dati che noi come coordinatori del corso di studio siamo tenuti ad analizzare dicono che se voleste potreste trovare tranquillamente collocazione nel mondo del lavoro anche adesso, no? Cioè, il mondo del lavoro in questo momento richiede figure come le vostre, anche figure diciamo di laureati triennali, però chiaramente diciamo, mi auguro che voi vogliate proseguire per diciamo, andare ad approfondire tutta una serie di argomenti e per poi avere qualche maniera, qualche carta in più da spendere su nel mondo del lavoro, però ad oggi diciamo, è confermato che c'è piena occupazione per tutti i nostri laureati, in verità non solo per i laureati nel corso di ingegneria di automazione e robotica, ma anche per tutti i laureati del Dieti, nel nostro dipartimento, quindi diciamo, è un momento veramente molto buono da questo punto di vista, avete fatto, mettiamola così, un buon investimento, diciamo, speriamo poi che non solo da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista come dire, personale, questo percorso vi stia facendo crescere. Detto questo, quindi passo alla proclamazione ufficiale, che penso sia la cosa che vi interessa di più, e quindi in virtù dei poteri conferiti al magnifico rettore dell'Università di Napoli Federico II e a me delegati, proclamo dottori in ingegneria dell'automazione i signori Francesco Stoccoro con voti 85 su 110, Davide Contaldo con voti 95 su 110, Domenico Zarrillo con voti 95 su 110, Michele Petrone con voti 98 su 110, Andrea De Pisapia con voti 101 su 110, Michela Vagnale con voti 110 e lode, Corrado Verde con voti 110 e lode e infine la signora Adriana Romano con voti 109 su 110. Complimenti a tutti. Complimenti. Grazie, grazie per questo. Grazie a tutti. A voi e voglio dire, diciamo, tanti auguri anche ai vostri cari, alle vostre famiglie, diciamo, e vi ripeto, mi auguro veramente di potervi vedere al più presto, diciamo, dal vivo nelle aule. Vedo già che qualcuno ha diciamo, una corona da loro. Allora, prima dei festeggiamenti, però, ringrazio tutti i colleghi della commissione, ringrazio il collega dell'Oxy. Arrivederci, auguri. Auguri, grazie, grazie. Auguri a tutti. Grazie. Collega dell'Oxy che ci ha supportato tecnicamente, al quale chiedo la cortesia di interrompere la diretta YouTube in questo momento e poi magari ci vediamo nel pomeriggio, penso, con la prossima seduta di laurea. E magari adesso vi ricontatto io, anzi no, magari se la diretta è interrotta, in verità potremmo rimanere qui e